altri 120.000 immigrati clandestini. Tornano a casa loro. Questa è non una balla. Possiamo permetterci di mantenere. Questa è una balla, non è così. Io non so quali dati ha visto Salvini, ma noi abbiamo i dati invece del Ministero degli Interni, che è la mia fonte, la fonte di tutti quanti. La fonte della saggezza. Di cui il 60% di chi è arrivato ha chiesto asilo, il 40% è andato verso la Germania, la Svezia, e tant'è che addirittura ce li vogliono rimandare indietro. Quindi la maggior parte, quindi non sono clandestini come dici tu, sono persone che decidono di andare verso altri paesi europei. E ce li rimandano indietro. Ma per una legge europea sbagliata, ma vedi che già cambi idea? Sono tutti rifugiati. Li mandano tutti in Italia perché c'è gente come te che li mette in albergo a 3 stelle, colazione, pranzo, cena, sigarette. Ma tu hai coraggio di dire questo? Hai coraggio di dire questo ai cristiani che fuggono dalla Nigeria? Hai coraggio di dire faccia. No. Non fare propaganda, io mi vergogno che l'Italia in questo momento, magari ci stanno guardando, paghi un agriturismo nel cuore della Sardegna, alcune decine di immigrati con degli italiani che dormono in macchina questa o in cantina. Questa è propaganda, no, io dico quello che è vergogna. È propaganda, li ho visti io gli immigrati. Li ho visti io gli immigrati. Un attimo solo, non so, così me lo commenta Matteo. Questa è propaganda. Guardate un attimo questo. Questa è propaganda. Vai a Pozzalla a vedere dove stanno gli immigrati. Ci sono migliaia di immigrati ospiti a spese degli italiani in albergo, sì o no? Sì, sì, ma lo sono perché sì, la Costituzione basta, lo dice. Ma secondo me è una vergogna. E allora secondo dove vuoi lasciare tu lì i profughi che ci sono mettono gli italiani senza mettere? Tetto in quell'albergo? Questo è razzismo, lo sai? Ma chi fugge dalla guerra? Stipendio? La Costituzione italiana lo stipendio dice di che lo pagano i cittadini italiani o quelli che sbarcano domani mattina? Cambiamo insieme la regolamentazione europea. Fermatevi un attimo. Tu sei stato il più assente nel Parlamento europeo quando avresti dovuto cambiare le regole in Europa e non l'hai fatto. Questa è la verità. La destra, la destra. E difendi i diritti degli africani. Noi, la destra, in Europa non ha cambiato le regole. E adesso pensa di far